Quanta gente soffre di dolore? Uno studio fatto recentemente a livello europeo ci dice che in Italia il 26% dell'intera popolazione soffre di dolore cronico. Questo vuol dire che su 60 milioni, 15 milioni almeno soffrono di dolore cronico. Ma lo stesso studio ci dice che il 64% della popolazione non è soddisfatta di come viene trattato il dolore. Nel senso che la gente cosa fa? Per il 70% va dal proprio medico. Il proprio medico di base gli dà una terapia, normalmente dà degli antinfiammatori, il 90% sono antinfiammatori, il 10% sono farmaci non antinfiammatori come gli oppiacei, ma il 64% di queste persone che vengono trattate in questo modo si lamentano che il dolore non è trattato in modo corretto e sufficiente. E si lamentano di come il medico tratta il paziente. Questo perché? Perché il paziente almeno una volta al mese va dal medico a lamentarsi del fatto che non è sufficientemente coperto questo dolore. Allora il medico incomincia a lasciarlo perdere questo paziente, non lo ascolta più e banalizza quello che è il problema del paziente. Per questo il paziente va a cercare soluzioni alternative, soluzioni diverse. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che quando ci troviamo noi medici di fronte a un paziente che sta male, che ha del dolore, dobbiamo seguire una scala ben precisa. E ci dice, incominciate dai farmaci, dalla fisioterapia, poi passate ai farmaci minori come gli antinfiammatori, poi passate agli oppiacei più deboli, come può essere l'ossicodone, l'ossicodeina, e poi passate agli oppiacei più forti. E poi se gli oppiacei ancora non funzionano, passate a quelle che sono le neuromodulazioni invasive, la stimolazione midollare, il deep brain stimulation, tutte queste cose qua. Ma nessuno parla di cannabis. Non c'è ad oggi un protocollo nel mondo che ci dice come si possa utilizzare la cannabis nel dolore. Però ci sono, JAMA è uscita a giugno, quindi JAMA che è una delle riviste americane più autorevoli per quanto riguarda la ricerca scientifica in campo medico, JAMA è uscita dicendo che c'è dell'evidenza, un'evidenza molto alta, che la cannabis funziona in alcuni tipi di dolore. Tant'è vero che anche The Journal of Pain, che è una delle riviste più autorevoli nel campo della ricerca del dolore, ci parla di come si possa utilizzare la cannabis nel campo del dolore. Perché la cannabis ha un elemento essenziale rispetto a tutti gli altri farmaci. Affronta il problema del dolore in modo globale. Chiunque abbia a che fare con un paziente che ha male, chiunque di voi conosca una persona che soffre di dolore cronico benigno, e dolore cronico vuol dire che è una persona che ha più ore di dolore al giorno, più giorni alla settimana, più settimane al mese, più mesi all'anno, per almeno 7 anni di vita consecutivi. Questo si chiama dolore cronico, quindi non è una cosa che ci inventiamo. Quindi immaginate, chiunque di voi conosca un paziente che soffre di dolore in questo modo, sa che questo dolore lo avvolge, lo coinvolge e quindi gli modifica completamente la vita. La cannabis ha la proprietà di riuscire a entrare in tutti questi elementi della vita delle persone, quindi ci aiuta e ci aiuta molto. Le dosi che vanno utilizzate. Su questo bisogna fare chiarezza. Mi arrivano telefonate da tutta Italia di persone che fanno dei dosaggi che sono senza senso. Gente che prende 4 grammi, 5 grammi, 3 grammi di Bedrocan al giorno. Non va bene. È troppo alto il THC. Rischiamo di confondere quelli che sono gli effetti psicotropi e quindi che ti rendono un po' stordito, con quelli che sono invece gli effetti curativi. Non li vediamo più gli effetti curativi, perché quando uno non è in grado di capire come sta, non ci dirà mai come sta. Le due cose non vanno confuse. Dobbiamo prenderci il tempo che ci vuole, bisogna partire con un dosaggio basso, start low and go slow, e bisogna andare avanti lentamente. Dobbiamo dare il tempo al nostro organismo di adattarsi a questi componenti. Guardate, questo è un elemento essenziale.